Buon inizio settimana, amici e amiche di pomeriggio. Come sempre siamo qui per farvi compagnia un'ora e mezza. Tanti gli spazi di approfondimento. La scorsa settimana vi abbiamo presentato le tantissime novità che ci saranno per questa nuova edizione. Ma prima di iniziare saluto l'amico Lorenzo Valeriani. Ciao Lorenzo, ben ritrovato. Ciao Federico, buon pomeriggio e buon inizio soprattutto. Buon inizio settimana, tu non ti sei mai fermato, come sempre ti abbiamo visto collegato sui campi di calcio. È sempre bello andare in onda, raccontare un po' le squadre abruzzesi. Bah, siamo qui per questo, lo facciamo da tanti anni, i numeri ci danno ragione, soprattutto danno ragione alle squadre abruzzesi che si stanno comportando bene, soprattutto nella settimana passata, e quindi noi continuiamo a raccontare questo mondo che straordinariamente coinvolgente. Parliamo del calcio dilettantistico, ma ti giuro veramente che dai gol visti e dalle azioni viste nella passata settimana si rasenta quasi il professionismo per la bellezza che vediamo in campo. Abbiamo visto prima di iniziare un po' una parte di backstage dei tanti programmi che stiamo portando avanti per questa nuova edizione, un po' per far capire agli amici che ci seguono da casa quanto lavoro c'è dietro l'organizzazione di questo programma. Beh sì, in onda andiamo noi, tra virgolette, sì. Ma dietro alle telecamere, dietro alla struttura di pomeriggio e di Rete 8 ci sono tante persone che lavorano con passione e noi li ringraziamo. Ogni settimana, ogni qualvolta andiamo in onda, appunto perché noi ci mettiamo la faccia, ma loro ci mettono la professionalità in tutto e per tutto. Come abbiamo detto, da questa settimana inizia il clou degli spazi all'interno di pomeriggio, come abbiamo già fatto l'anno scorso. Apriamo sempre la puntata anche quest'anno con l'oroscopo musicale dell'amica Silvia Pagni, però quando torneremo in studio non ci sarà Lorenzo al mio fianco perché ci sarà un gradito ospite. Buon lunedì a tutti e bentornati all'oroscopo musicale. Sotto il segno della bilancia ancora nel mese di ottobre nasceva lei, grande attrice e cantante. Il suo grande successo era questo. A Los Angeles nasceva Romina Francesca Power, figlia di attori cinematografici hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian. Romina Power visse a Los Angeles fino alla morte del suo papà. All'età di 9 anni, con la sua famiglia, arrivò in Italia a Roma. Romina, come da lei stessa raccontato, cresce in un clima un po' hippie. Lei stessa racconta che la madre girava con una boccetta di LSD nella borsa. Nel 1967, durante le registrazioni del film Nel Sole, incontrò il giovane Albano Carrisi. E nel 1970, il 26 luglio, Romina Power si sposa con Albano. Con Albano ha condiviso quasi interamente la sua carriera artistica e la vita privata, creando la propria famiglia di ben 4 figli meravigliosi, Ilenia, Yari, Crystal e Romina Junior. Sono passati oltre 50 anni, ma ancora oggi la loro storia d'amore è una delle storie più mediatiche di tutti i tempi. Il proseguo è noto. Da allora la coppia divenne un binomio inscindibile dal punto di vista privato ma anche artistico, con un sodalizio che ha reso entrambi protagonisti della scena musicale fino alla separazione nel 1999, cui seguì il divorzio nel 2012. Tante sono le canzoni che ci hanno veramente fatto ballare e continuano a farci ballare e innamorare. E quindi questi brani rimarranno sempre nella storia musicale italiana. Una citazione fantastica di Romina Power è questa. Ascoltate. Probabilmente se non ci fossimo innamorati non avremmo scritto canzoni e cantato insieme, ha commentato lei. Quando avremo lasciato i nostri corpi, le canzoni rimarranno.
Nel 1981 nasce il suo grande, grande successo, Il ballo del Quaquà, brano che ha fatto innamorare e ballare giovani e meno giovani. La musica originale è stata composta negli anni 50 dal musicista svizzero Werner Thomas. È stata adattata con parole diverse in molteplici lingue, spesso abbinandola ad altri animali per esigenze di metrica del testo. Per esempio, in inglese è The Chicken Dance, cioè il ballo del pollo. È stata la sigla del programma televisivo Paperissima, Errore in TV, trasmesso da Canale 5 dal 1990. Venne lanciata da Romina Power nel programma Fantastico 2. Dopo 24 anni, Albano e Romina ritornano a cantare insieme sul grandissimo palco del Festival di Sanremo con il brano Cara terra mia, Felicità e Ci sarà. Nel 2007, dopo aver comprato una villa in Arizona, lascia l'Italia per tornare negli Stati Uniti. Dopo un viaggio in India inizia a praticare lo yoga e la meditazione ed ora è una seguace del buddismo. Romina Power ama molto gli animali e pare che in casa ne ha oltre 13 tra cani, galline, gatti, uccelli, quindi ha un animo gentile. Per circa 3 anni a Palm Springs ha assistito la madre Linda Christian, affetta da tumore, annunciandone infine la morte il 22 luglio 2011. L'esperienza sarà poi raccontata nel romanzo autobiografico Ti prendo per mano. Un'altra curiosità ed è questa: si dice che lei ha fatto parte di una seduta spiritica in casa di Paul McCartney. Nel 2020, a causa del Covid, Romina Power torna in Italia e si stabilisce in Puglia, regione che lei ama fortemente. E così io ho concluso anche per oggi l'oroscopo musicale e vi aspetto domani in tantissimi con un grande personaggio. Ciao, a domani!